Buonasera a tutti, ben trovato Paolo, ben trovato Diego. Scusate i 3 minuti di ritardo, ma dovevo allestire studio video. Ciao Rolando, benvenuto. Video giochi di Wojciech, sono appena arrivato da un impegno di lavoro. La intervista a Wojciech l'ho chiamato in anteprima per dirgli stai pronto. E quindi avremo il piacere di averlo in studio. Farò un'intervista che chiaramente ho pilotato. Ho qui davanti la serie di domande che le farò. Ecco, non c'è nessun segreto. Sto anche facendolo vedere alle telecamere che ho di fronte in maniera tale che, diciamo, è un'intervista pilotata. Ma poi farò qualche altra domanda chiaramente a Wojciech, che voi, che già mi state ascoltando, siete invitati a porre delle domande su qualsiasi tema. Penso che ormai conosciate tutte Wojciech, un designer polacco, presumo uno dei più prolifici in Europa. Ha prodotto più di 200 giochi. Davanti a voi avete Bologna 1945, secondo me una delle migliori produzioni. Se ci fate caso, ha ancora la scatola, diciamo, vecchio stile, perché poi vi farò vedere le scatole vecchio stile. Conoscete benissimo i counter che sono prodotti in Polonia, hanno una sorta di produzione specifica in Polonia per questi counter, e hanno anche una macchina che non è nota a tutti, diciamo, i produttori. Riguardo a quello che usa Wojciech, già vi ho detto che è una macchina antica che Wojciech ha, diciamo, modificato per produrre i counter. E i counter sono sempre di colori lucidi, molto ben fatte le silhouette. E Bologna mi pare che già era stata una scatola di cui avevo fatto l'unboxing. E oggi parlerò anche di questo System WB95, che in realtà già avevo detto che è un sistema operativo sulle battaglie sul livello mondiale. L'interessante Bologna perché era un episodio poco descritto per quanto riguarda, diciamo, il panorama dei wargame, e ben, diciamo, studiato dal punto di vista dell'ordine di battaglia, che dico sempre che Wojciech è un ottimo storico. Io vorrei sapere se questa macchina antica è di produzione polacca, tedesca o di altro paese. Ok, Paolo, ne prendo nota, lo metterò nella mia. Mi pare che fosse di produzione Polish Production, però poi glielo andrò a chiedere. Ecco, vedete la mappa, non so se la ricordate di Bologna. Vi invito ad andare a riguardare il video sulla mappa. Niente di particolare, ma una mappa giocabile con esagoni grandi, con diciamo i nomi non storpiati, dunque, dal punto di vista anche geografico, affidabile. Vi ricordo la Combat Table, che ricorda molto quella della serie della Gamer Standard Combat Series, e abbastanza, diciamo, varia, in quanto si utilizza su una scala da 2 a 12. In ogni caso, B1, B2 sono le solite perdite, poi c'è A1, A2, niente di particolarmente innovativo. Ecco, io direi, se vogliamo muovere una piccola critica ai giochi di Wojciech, sono wargame tradizionale. Non si muovono molto da quello a cui siamo abituati a giocare, una situazione di artiglieria iniziale, movimento, combattimento, movimento dei meccanizzati, insomma, una cosa, un déjà vu, ma a noi wargamisti tradizionale piace tanto, quindi io lo raccomando sempre, soprattutto dal punto di vista qualità e giocabilità e prezzo. Devo dire che sono molto molto raccomandati. Poi possiamo trovare anche dei piccoli problemi all'interno di queste scatole, ma l'assistenza dello stesso Wojciech, la perizia che lui usa nell'ordine di battaglia, la grafica, ragazzi, Rafale, che di solito fa le picture delle scatole, sono molto belle. Quindi, diciamo, è sì un prodotto. Ciao Marco, benvenuto. È sì un prodotto artigianale, ma sempre ben fatto. E quindi lo raccomando vivamente. Non troverete assolutamente nessuna novità per quanto riguarda il panorama del wargame su regole e innovazioni, ma meritano la nostra attenzione per ricreare lo scontro a livello operazionale senza un grosso utilizzo del dettaglio, ma vi assicuro,
riscontro storico dell'evento. Mi diceva Paolo, sulla mappa di Bologna è indicata la mia casa, ma bisogna ingrandirla naturalmente perché ad occhio nudo si vede solo un puntino. Ma va Paolo, Paolo, forse la scala, ecco, voi che siete manie di grandezza, sicuramente Paolo tu hai una casa con villa, o meglio villa con piscina, e quindi volevi far vedere che avevi la piscina a casa. Complimenti. Diego mi diceva, ricordo con piacere, sì, lo ricordo ancora. Diego l'aveva già sottolineato la scorsa volta, l'incontro a Varsavia a casa di Wojciech con il figlio nel lontano 2011, mio primo acquisto, e Diego mi confermerai che sono delle splendide persone, veramente gentili, e devo dire, per quanto riguarda il modo di porsi, sono molto vicino al nostro modo di fare, al nostro modo italiano, sempre molto accogliente. Chiaramente ci sono sempre le eccezioni. Sì, a Budrio c'è scritto Paolo's Home, e naturalmente voi soffrite sempre di manie di grandezza. Ragazzi, metto da parte Bologna e vi faccio vedere due delle novità, non proprio recentissime, ma soprattutto la scatola. Vedete la scatola come si apre? Una bella scatola che è magnetizzata. Vedete, guardate, ve la faccio vedere. Ops, vedete? Bellissima questa situazione. Non è da tutti avere questa scatola. E un'altra immagine di Rafale, molto tecnico nelle sue riproduzioni, mi piace tanto, gli dico sempre di essere un pochino meno freddo, e anche mi pare Kasserin 43, in questo gioco non mi ricordo se le regole sono a parte, quelle inglesi sì, vedete ci sono sempre i counter molto belli, aspettate che vado a centrare la ripresa, ecco, vedete, vi faccio vedere i counter sempre nello stesso stile. Ricordo, i counter sono molto belli, a me non piacciono perché sono lucidi. Vabbè, comunque ognuno di noi ha le sue aspettative. All'interno Kasserin ha le istruzioni polacche, ma Wojciech manda le istruzioni inglesi su richiesta. E la mappa, non so se riesco a farvela vedere tutta, ve la faccio vedere sia sulla camera frontale sia sulla camera, diciamo, principale. Vedete, è una bellissima mappa, devo dire, rende fino in fondo l'asperità del terreno con le vie obbligate di Kasserin. Vedete questa sorta di tridimensionalità di Kasserin, molto ben fatta, secondo me è una delle mappe migliori, ultime mappe migliori che ha prodotto Wojciech riguardo a Kasserin. Vi faccio vedere anche la seconda metà, vedete? Ecco la seconda metà con mappa frontale e seconda metà con mappa, diciamo, vista dalla camera base. Ecco, una cosa che voglio approfittare è farvi vedere anche i counter su mappa frontale, in maniera tale che mi comincio a abituare a far vedere anche sul secondo video i counter di Kasserin 1943. Ovviamente questa sorta di idea della scatola che si apre lateralmente magnetizzata si ritrova in Uprising. Lo vedete? Uprising, Wars of 1944. L'ho analizzato la scorsa settimana e vi invito ad andare ad ascoltare il podcast. Non ho ancora fatto il video di unboxing, ma lo vado a fare adesso molto velocemente. E vedete, c'è il regolamento inglese per la prima volta. Vedete il regolamento inglese. La mappa l'avevo già analizzata lungo il podcast, ve la faccio vedere sia sulla mappa frontale. Ecco, ve la faccio vedere sulla mappa frontale e ve la faccio vedere qui. Ecco, vedete, non mi ripeterò più. Ecco la mappa di Varsavia, sono due mappe. Chiaramente ogni zona di Varsavia è indicata col numero. È un semplice sistema ad aree. E con movimenti molto semplici da zona a zona, ci sono delle perdite di punti di movimento quando passate da zona che è adiacente a zone nemiche. Vedete, abbiamo i support markers, ci sono molti support marker, e questa c'è la seconda mappa che compone Varsavia. Poi, come al solito, ecco le carte sempre lucide, vedete, carte in doppia lingua, vedete, c'è diciamo il polacco e sotto l'inglese. Non le ho ancora analizzate e vi faccio vedere il dorso, molto bello e evocativo, ma oltre al dorso delle carte, guardate come è bella questa immagine. Avete, e questo da noi non si potrà più vedere, l'elmetto del tedesco con aquila e svastica, e questo chiaramente abitante di Varsavia che cerca di fermare un panzer,
con una Molotov. È semplice, insomma, l'attacco di insomma, la rivolta di ogni città nei confronti di soverchianti forze nemiche. Ecco, vi faccio vedere i counter, come al solito, in stile Wojciech Zaleski, in stile tattica e strategia TS. E vedete il bianco, sicuramente il bianco polacco. Poi avete, queste sicuramente sono, vediamo un po'. Non riesco a capire, queste sono sempre forze, no, queste sono le forze tedesche. Vedete, ecco il problema dei counter di voce, che vedete, guardate cosa faccio, ops, si sono staccati. Vedete, generalmente i counter si staccano e dovete, la prima cosa che dovete fare è ricorrere alle bustine. In ogni caso, un bel package, direi, da giocare. Lo vorrei provare per vedere se è efficace rispetto al gioco Warsaw 1944 di Strategy and Tactics. Adesso metto a posto le scatole, le metto da parte, ecco qui, e vado a chiamare Wojciech. Ciao Michele, benvenuto, ciao Pietro. Paolo diceva, il counter ludici dovrebbe essere poco soggetto a possibile scolorimento. Sì, forse anche lo spessore, vi faccio vedere un attimo lo spessore dei counter, ve lo faccio vedere quando dico ho il video, ma i counter, li riprendo, sono molto spessi, quindi molto resistenti. Da questo punto di vista, ecco, vedete, lo faccio vedere anche sul video, i counter sono molto, 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 diciamo, resistenti. Non so, questa patina protegge sicuramente, però è, secondo me, dal punto di vista visivo, mi disturba un po', però vi ripeto, sono, diciamo, aspettative personali. Ho messo da parte questi tre giochi e adesso vado a chiamare Wojciech e seguirò quanto avete da chiedervi. Chiaramente dovrò tradurre. E adesso è un mesetto che non faccio traduzione simultanea e devo trovare i tempi, però in ogni caso cercherò di essere il più professionale possibile nell'intervista a Wojciech. Fatemi cercare Wojciech che vediamo, l'ho appena aggiunto ai contatti. Ecco, vediamo un po'. Andiamo a vedere phone, recents, eccolo qui. No, non è lui. Vediamo un po'. Contacts, search. Sto cercando, ragazzi, perché è un numero lungo, non me lo posso ricordare a memoria. Vediamo. Details, eccolo qui. Andiamo a chiamarlo via WhatsApp, chiaramente per risparmiare. Metto il viva voce, vediamo un po'. Wojciech, do you hear me? Well, it's Mauro. Well, finally. Well, an applause also for you. Well, Wojciech. I have already said, and I have anticipated that, well, I have in advance prepared your interview, you know? Well, obviously, I have done a sort of outline to make your life a little easier. So, Wojciech, I'm following the questions, I'm making the question that I introduce to you in advance. Well, first question, Wojciech. And well, it's a sort of curiosity that I possess, but also a curiosity that all the war gamers have. When did you start to design war games and why? And I repeat, you are not a beautiful woman, so I'm not so interested in your life. So please remember that. My first game I have was printed in 1989 Yeah. Labs. It was Arne 44. Yeah. You know that I wrote a book. Yes, obviously, Wojciech, you connect generally your book, the books that you write, to a possible war game. I see, yes. And Arnhem, and did you write a book about Arnhem? Well, I swear I didn't read it, but well, I think in the future. So, Arnhem 1944 can be considered your first war game. And what about the system that you used? B-45. B-35, yeah. Study time, and it was my first game. And to this time, I have fifth edition of this game. It's very, very popular in Poland.
Arnhem Battle is popular, yes. Well, and obviously your field of study is geology, you know? Yes. So, and you affirm that I drew hundreds of maps. So tell me something about this sort of experience, this sort of background. You ask me why? On the geology I studied, I yeah. I added arrows of troops and waged wars. In 1989, I wrote my Ptolemy and that book, and this is my start. And that's your beginning. Well, Wojciech, give me 3 minutes to sum up what you have just said, such way the friends that are online can understand better. I'm going to speak Italian. Give me 3 minutes. Ovviamente avete capito, avete inteso che il primo gioco di Wojciech è stato questo Arnhem 1944, che io non possiedo, oppure se lo possiedo non l'ho mai guardato. Nel release è stato pubblicato nel 1989. Si basa sul sistema Battalion B-35, che è un po' diverso dal sistema standard che vi ho illustrato prima, WB95, ed è un po' più dettagliato. E ha fatto 4 edizioni questo gioco, e quindi presumo che ci sia anche l'ultimo, ma ripeto, io non l'ho giocato. E ricordatevi che il background di Wojciech è laureato in geologia. E è un esperto anche di topografia, dunque le cose migliori che secondo me lui fa, che lui ammette, sono le mappe, ed è molto dettagliato e molto preciso nel rappresentare le mappe, e generalmente quando legge le mappe e arriva mappe di altre case dice ma qui c'è un errore, anche se poi alla fine errori geografici spesso e volentieri sono fatti volutamente per rendere il gioco più semplice. E nel 1991 ha scritto il suo primo libro, intitolato, scusate, ho fatto Arnhem è il suo primo gioco. Il suo primo libro è El Alamein 1942. Diciamo con Arnhem 44 dal punto di vista del gioco e El Alamein del 1942 dal punto di vista del libro, sono le sue due prime edizioni. Wojciech, do you hear me? Yeah. Well, so let's continue with the second question, you know? Well, what was your first war game as a player? And obviously, what did you do as a designer? So, war gamer and designer at the same time. Let's go. My first game was a Risk by Parker Company. It was not strictly war gaming, but please remember that before the 1998, we don't have any games. Of course, some guys have. Yeah. But we don't have the games from the Western part of Europe. My links had that it was my first war game. Yeah, your first war game, yeah. And Wojciech, by considering your first war game, well, what about your favorite war games by considering your experience? So you wrote to me, well, Ardennes 44 and Warsaw 44 are my favorite games as a designer, you know, and they are based on the system WB95. But you wrote also that you play games with a lower scale of units. For example, not Arnhem, of course, but maybe Tigers in the Snow, a very fast game on the Eastern Front, and fantastic flat terrain, small rivers, small stream, yeah, and the big city to strike. I see. And you love, anyway, you are saying that, or you wrote that you love absolutely one of the last your creatures, Uprising 44. You define that Uprising has a fantastic map and also counters. Well, I disagree a little bit. Counters are absolutely good. Map,
pretty good, you know. Anyway, please remember that I have underlined the quality of the new boxes and a curiosity. I don't know if you can explain that. Some days ago, you told me that you prepare, you print the counters in a sort of, by using a special printer. Can you illustrate that in short? Please remember that 99% of my games have the hex, standard hexes, bigger, yeah, lower, small, but still hexes. The uprising for people have this different system, it's the area system. Yeah, area system, yeah. Square, that doesn't matter than other places. And this is the different game, not only for rules, but everything is different. So you love it because of this reason? Yes. I see. Well, Wojciech, give me 3 minutes to repeat what I just said. Well, ovviamente ragazzi, Wojciech ha parlato dei suoi giochi preferiti, ne ha giocati diverse case, non ha specificato quali. Per quanto riguarda i suoi sistemi invece, lui preferisce Ardenne 44 e Varsavia 44, che vi ho detto si basano entrambi sul system WB95. In ogni caso, Uprising, che è un nuovo sistema d'aree, insomma è una sorta di gioco che lui ama particolarmente perché ha cercato di dare qualcosa di nuovo. Vi dicevo che tutti i giochi di Wojciech sono abbastanza tradizionali, invece con Uprising 44 Wojciech ha cercato di uscire da, diciamo, dalla sua classica impostazione di designer. And Wojciech, I want to continue with the third question. Tell me something about your magazine. And I didn't remember how many issues you printed, and you told me that you have reached 42 issues, you know. And well, tell me in short something about your magazine. Okay. Tactics was created in 2000 years. This time we have the 42 numbers. Yeah. The last three are in English. Good job. I have appreciated these, you know. Please, guys, please buy the last three issues of Tactica. And now I don't have a time. The problem for me. And yeah. In every magazine is from 1 to 4 teams for maps. Yeah. And many scenarios. Well, Wojciech, I'm going to sum up what you just said. Ovviamente il magazine Tattica è uscito nel 2000 come primo numero, 42 numeri, e gli ultimi tre sono in inglese. Vi posso assicurare che gli articoli sono molto buoni e abbastanza scorrevoli e sempre sul pezzo. Chiaramente troverete il pezzo principale della battaglia che Wojciech va a produrre all'interno della rivista, troverete sicuramente l'analisi. E purtroppo, dato che Wojciech è una persona abbastanza impegnata, vi ricordo che lui collabora sia con il governo che con gli enti statali che si occupano di wargaming, a differenza nostra, e purtroppo è stato un po' ritardato, quindi troverete sicuramente gli ultimi tre numeri, quindi il 40, il 41 e il 42, e generalmente trovate in ogni magazine fino a 4 mappe, centinaia di counters e molti scenario. Wojciech, let's continue with the fourth question, you know? Actually, you have already satisfied my curiosity. Actually, you have already described Uprising 44. And anyway, it's an area system war game. Wojciech, I didn't know that. You say that this is the longest Polish battle with the most losses. I swear, yeah. I didn't know that. It's true, because we fight different days in one city, never before. For example, Monte Cassino. Yeah. We lost one losses. For example, Kołobrzeg, 1,000 losses. Berlin, other battle of Ukraine, Polish September campaign. Doesn't matter, 7-10 days. But please remember, in a practice, forces fighting 60 per day, and we lost 200,000 people.
I see. So it's the most important Polish battle. It's a sort of bloodbath, a sort of massacre. Yes, the massacre. We lost first 60,000 people in the first 3 days because we were murdered by Germans on the Volans area in Warsaw. I remember the bombardments of the Ju-87 of the so-called Stukas, you know, that actually they crumbled, they destroyed completely part of Warsaw with a loss of with a lot of losses. Well, Wojciech, Uprising 44, I have already promised that I'm going to run a video about Uprising 44. Please remember that I have already broadcasted a podcast about this appreciated war game. And let's continue with the question number five. I ask you to introduce your several wargaming systems, and you affirm that you have nine systems and more than 200 games. Well, please give me some example about your several wargaming systems. How I can to say Well, please remember that, Wojciech, you wanted to illustrate September 1939, you know, and then you sent me a sort of short analysis, a sort of a short introduction about September 1939. 1949, the Polish September campaign in the Yeah. former Voivodeship, but Voivodeship with 3 kilometer scale. Yeah. It's very important for us, the campaign. But the next one and the most popular is the Great Battles, the WB95. W so it seems to me that the WB95 system is your favorite system. It's the system that you care more than the other system. Is it it? Yes. Yeah. Because it's very popular, it's easier than B-50. I see. B-50, for example, this system is the regimental. B-50, B-35 is the battalion company. It's more complicated, but the battles are smaller, you know, and the maps are is smaller too. I see. The rules is for all weapons, but for example, in army, you use only parachutes, for example, not carriers, not kamikaze, you I know. see. But of course, the people can play what they want. It's free art, you know. I Another see. system is if I, the Napoleon, for example, and we have the free box games and some others in magazines. Another is the medieval. Of course, everybody knows where it's Yeah, medieval. you have a lot of titles in every case that and you are able to cover a long period, Yes. very a sort of Yes, you are an all-round designer, I'd say. But this system W39, it's something you say that it's a regiment battalion scale system. So it's not. Tell me? It's a regimental system. The regiment for Germans, for example, Americans, British, and the division for the Russians, for example, I see. the Soviet. Ok, Wojciech, give me 3 minutes to translate. Ovviamente abbiamo fatto una sorta di misto, ragazzi, scusate, stavamo parlando di nuovo, dato che ho chiesto a Wojciech di parlare dei suoi sistemi, e ovviamente il suo preferito, lo sottolineo, è il sistema WB95, che è paragonabile al, ve l'ho già detto, allo Standard Combi Series di Dinesig. Poi lui ha creato, vi avevo già detto, il B-35, che è una scala più piccola a livello di battaglione, ma diciamo che scorre di meno perché la scala richiede più dettaglio. E poi c'è questo sistema, sempre a livello di battaglione reggimentale, che si chiama W-39. E in questo wargame vuole ricreare le battaglie della campagna polacca del 1939 e ogni gioco che si baserà su questo sistema W39, W39, appunto troverete le battaglie principali di questa sorta dello sfondamento tedesco in Polonia.
Well, obviously, Wojciech, I'm reading games released, but as usual, I don't know the right pronunciation about Polish, the Polish names. So, Mlawa, 1939, am I right? It's Mlawa, I think. Well, that's, you are a Polish, your language is really sad. Then you have Slask. Slask. Pomorze. Pomorze. Kok. Kok. And Zura. Zura. Well, these battles are part of this new system called W39, and it deals with all the key battles that were fought in 1939. Quindi sono queste battaglie che troverete in questo gioco intitolato September 1939. And well, Wojciech, obviously you wrote another note about the great battles 1939-1945 called WB95, and Wojciech, you also sent a description about this system, the most important idea of this system. Do you want to analyze this sort of opinion that you sent me? Which one, sister? The WB95. It's the it's the regiment divisional system. Yeah. But Wojciech, you wrote, the most important idea of this system is to give players a feel of the maneuverability of these battles and show the uneasiness of the decision they have to make. Yes, yes, yes. So, so we'll be showing in this system. I see. I'm going to translate what I have just said, Wojciech. Ovviamente, ragazzi, l'idea principale, il core business di questo sistema è di dare ai giocatori una sorta di grande manovralità delle forze in campo, proprio per ricreare quella sorta di grande movimento delle forze meccanizzate, soprattutto tedesche, ma poi nella seconda parte della seconda mondiale anche delle forze russe. Ricordo i giochi che Wojciech, Games Release, Moscow 1941, Kharkov 1942-1943, Stalingrad 1942-43, Kursk 1943, also Normandy, Warsaw, Ardennes, and Budzizizny. All together I have 18 games in this system. The last I one see. Is the Ebro. Yeah. 1948, and preparing for the Piana delle Orme, the next one. Wow. 14 and Warsaw 20. Well, I see. Quindi lo troverete, troverete questi titoli anche a Piana delle Orme. Quindi non vi perdete Wojciech, perché sì che è sempre con noi, ma please don't underestimate the importance of this European designer. And let me continue very quickly. Well, Wojciech, I think that it's useless to make a long list about your war games, you know. I think that tell me. I'm out of more than 200 games. Yes, in fact, it's a long list. Vi invito ad andare sul sito, ma anche a contattarlo direttamente. Well, Wojciech, I'm inviting all the war gamers to contact you also directly by using a simple email, by using a simple message. Such way they can know your new productions, your new war games, and your future releases. So, well, it's useless to make a long list about the systems. Anyway, I want to remember battles of the Second World War, highly detailed battalion scale system, the so-called B-35, quindi il sistema B-35, un sistema a livello di battaglione.
Please don't forget the Napoleon System, Brigade Regiment Scale System. E quindi troverete anche il sistema napoleonico. Wojciech, I have never played a single war game about the Napoleon time that you have designed. I swear, I'm sorry. I hope to fill the gap as soon as possible. Tell I'm me. trying. Please remember that I have two another system very quickly. Yes, in fact, I want medieval. A system created for the biggest battles of the medieval age. Well, Wojciech, you listed Varna 1444, Grunwald 1410, and I appreciate a lot Grunwald 1410 and also Bannockburn. And please remember that also the counters are really well done. So I always appreciate the graphics that you use in your war games, you know? And Wojciech, please remember also your son, Rafal, that is a sort of your, it's your main assistant, I'd say, or not? My main everything, Yeah, so, and I think that he is a very good artist, and I think that in the future, well, he could be also an example to apply and to follow. Stavo dicendo che non dimenticate il figlio di Wojciech, Rafal, che è veramente un bravo artista, è ancora giovane, è nemmeno trentenne, e sono sicuro che negli anni a venire si specializzerà e lo troveremo spesso in varie produzioni. Please don't forget that Wojciech has cooperated also with Compass Games. Is it true? this is true, we have Yeah. cooperated. Well, and any project for the future with this American company? If I could remember, he prepared three covers for the CTP, it's a new company in the United States. It's Sì? I forgot the titles. Yeah? And for another two Legions, it's a Dragons games. I don't know. It was too many. It I was too many see. stories. Quindi, ragazzi, Rafal sta collaborando con diverse testate proprio perché hanno apprezzato la sua qualità, il suo tratto. And there is another system that I like to mention, Wojciech, entitled Usaria Yes, Winged it's a Usaria. Ussars. Yeah. A system created for the major battles of the 17th century. Well, it's interesting, but you affirm that the rules are quite simple. Well, it seems a little weird to me. Simple and major battles of the 17th century is not so easy to recreate. What about your opinion? In this system, we don't have a stack for it. Same like in medieval. Yeah. If you bigger arm, you have the more counters, not the bigger stack, you know, one by No one. stack. So one of your peculiarities is there isn't any stacking in your system. And you wrote also that obviously you introduce rules such as firepower, ability to change the formation in the presence of the enemy. Maneuverability and the immunity to the loss to the losses. Well, I see. Anyway, also, I have never played this system, but well, it's my intention. There is a question for you, Wojciech. Rolando from Italy. Well, is asking or is analyzing a game Polonska Basia 1660, but Yes. is it produced by you? Yes. Ah, I see, I don't remember, yeah. And please tell me something about this war game, if you can. Polonka is a very interesting battle because we have still open front on the eastern between the Poland and Moscow, and Yeah? in the center we have the hundreds, maybe more battles, and Polonka is one of the bigger on the small river because the Russians still won with the Lithuanians cavalry, but when arriving the Polish Hussaria and Polish forces, it
was a little different, you know, and we destroyed all Moscow army. It was a change point for the all 100-year war, you know, and it was the first part to the finish. What about the system used in this Polonska Basia 1660? Husaria. Ah, Husaria is this. Ah, I see. Well, Husaria is this sort of system used in Polonska Basia 1660. Well, it's a sort of, well, episode not so well known. Well, frankly, yes, you have mentioned some sort of details about this battle, but frankly, I have never read anything about this battle. That we have some games for the system Husaria, but we don't change the rules, you know. If you know the rules, you can play in every game of Husaria system, for example. It's very important for the players. They don't must to learn another game, you know. I see. Is it difficult to learn? Six pages of rules. Okay, I'm going to translate Wojciech for the wargamers that are listening to us. Stava dicendo che Polonska Basia è basato sul sistema Husaria, quindi cavalleria go-go. Francamente potrei allungare il discorso chiedendo qualche dettaglio sulle regole, ma casomai vedrò un attimo se questo gioco riesco ad averlo e fare un unboxing in inglese su Polonska Basia. Mi interessa molto questo sistema, che deve essere particolare perché è difficile ricreare queste battaglie. In ogni caso sono giochi che, ecco, come diceva Wojciech, non è così difficile come l'ho rappresentato. Sei pagine di regole che pone l'accento, appunto, come dicevo, sulla cavalleria pesante, che praticamente in Polonska Basia la cavalleria pesante polacca permise di fare strage dei russi. E vediamo un po' in other games. Well, I want to finish this sort of view about your games by considering battles of the last century, of the 21st century, and yes. What a company scale system. Well, frankly, I don't know anything about, but tell me shortly something about this system. It's a company scale system. Yeah. No matter hexes, sometimes smaller. Mm-hmm. In play, for example, 30 kilometers, 20 to 20, for example, per square. And we published two historical games from 2015. It's Mariupol in Ukraine. Mariupol, yes, I possess that. Yeah, in Magazine 40. And another one was South Ossetia. It was 2008. And now it's a history, but still they fighting there. Well, you wrote that this system you use highly detailed rules. Yes. And so I think that this system is a little complex, isn't it? Yes, it's true. But please remember that now we don't have the great battles like Kursk, for example, or Moscow. Now, if you have one brigade, it's a very huge unit, and you use only two battalions tactical group, for example, it's maybe 20 counters. I see. It's something like a squad leader, but a level bigger. I see. Generalmente, quindi, questo sistema sulle battaglie moderne, ovviamente, anche se è leggermente più complesso perché è una scala di compagnia, per ogni caso ci sono meno unità, quindi ci sono magari un battaglione da una parte e un battaglione dall'altra, quindi, dato che sono piccoli da maneggiare, probabilmente il tempo di apprendimento è minore. Wojciech, let's continue with another question. Please remember that only three questions left, Wojciech. Don't worry. You know, can you resist? Can you hold? Well, so obviously, very, very short question about what about your future projects, your future war games? At the end of the year, we're going to publish five, maybe six games. Five war games, a lot of, you know? And they are? In next 20 days will be Warsaw 20, Ardennes 40. Ardennes 1940.
years, 1940 years, 1940. Yeah. And Povonka, as you said, it was the last 1660. Yes, Polonka, 1660. August, it will be 16. It will be August. Yeah. But in September, I will try to prepare the Blitzkrieg 1939. Yeah, I see. 19 corps in Poland, main battles, and Tannenberg 14. Ok ragazzi, non c'è bisogno di tradurre, però ecco, in realtà abbiamo per i prossimi progetti in settembre Tannenberg 1914, Polonka 1660, Blitzkrieg 1939 e Ardennes 1940. Wojciech, let's continue with not only with about your future war games, but about your... Tell me. One surprise for your friend Giancarlo. Yeah? Maybe I will finish it to Piana, maybe prototype only, San Marino 44. San Marino 44, quindi in anteprima ragazzi, Wojciech sta preparando un gioco su San Marino 1944. Well, I am a little curious about, well, what kind of battle was in San Marino? Not declined for example. Yeah? Between the Rimini, San Marino and the mountains, they were the... five division of the New Zealand, Canadian, British, and Hindu. I see. Yeah, it was the parachute German division and Panzergrenadier division at 2 in 5. Ah, I see. So there is material to work on. So you found material to create a war game about San Marino. Yes, we finished. I see. In next week we're showing the cover for, of course, the first will be Giancarlo because he's the guy from San Marino. Ok, quindi ragazzi, avrete anche questa sorta di anteprima a Piana delle Orme su San Marino. Well, Wojciech, let's say something about Piana delle Orme 2019, you know? Well, please remember that this event is taking place on October 5th and 6th. Obviously in Latina, Piana delle Orme. What will the Italian players find by your corner, by your booth? I think the main will be the uprising, of course, but maybe another one will be Tannenberg 14. It will be the new games. Yeah, so we are sure to see 1914 Tannenberg. Yes. Mm-hmm. Tannenberg, and showing not only one battle, I would like to show three, maybe four, because Gumbinnen and Pulinken and other places were place of the battle. We would like to show all of them, all of this game, not only one. I see. Well, so we will be able to find a lot of your wargaming production. Quindi ragazzi, preparate il Piano delle Orme perché Wojciech porterà sicuramente il prototipo di San Marino 1944, porterà Tannenberg e chiaramente porterà parecchi suoi titoli. And Wojciech, now I want to invite you to speak Italian. In fact, I ask you for closure with your greetings, but in Italian. Wojciech, please speak Italian now by saluting and by greeting well all the world gamers. Grazie mille. E oggi incoranto persone meravigliose in Italia, felici e gentili. Spero c'è chi rivedremo in ottobre e promote se ci sarà una sorpresa culinaria per tutti. Ok, grazie Wojciech. Well, ragazzi, avete capito, è stato bravo. Wojciech, I'm a little worried, I'm a little concerned about this sort of food surprise. Frankly, no idea about, please remember that I don't understand about food, about what you can cook. Anyway, we'll see about this sort of food surprise. Wojciech, well, thanks a lot, you know. It was very kind of you, and please remember that I hope to have you as guest in the future, surely in Piana delle Orme,
on October 5th and October 6th. And Wojciech, well, Paolo Carraro is writing that he's bringing you a bottle of his liqueur. Well, guys, alcohol, no idea. And by using the tag that you prepared. Okay. Well, so, well, guys, you drink alcohol, you drink whiskey and gin. I drink only water, so I cannot support you. I'm sorry. And Diego says for you, Wojciech, zesch. What's it? A ciao? Is it ciao? Ciao. What about the pronunciation? Future time. Well, Wojciech, thanks a lot again. Have a wonderful weekend. And well, stay tuned on Facebook and other social network. Hi, Wojciech, and please greet also Rafał. Thank you very much. Thanks a lot. Bye, bye. Ok ragazzi, abbiamo ascoltato Wojciech e spero che l'audio fosse decente perché lo sentivo male, però in ogni caso, come vi dicevo, per evitare qualsiasi problema anche di audio, vi avevo preparato una sorta di outline, di schema, e ricapitolando tutto, è difficile parlare in una sola trasmissione dei giochi di Wojciech perché ne ha creati veramente tanti. E l'avete sentito, lo vado a ripetere, Cesc è circa la pronuncia, vabbè ragazzi, ma sapete, per me esiste l'inglese e l'italiano, le altre lingue purtroppo sono un pochino, sì, forse il tedesco perché l'ho insegnato, ma poi alla fine il polacco per me veramente risulta difficile. Dicevo, questi giochi che di cui abbiamo parlato, veramente contento delle sue ultime produzioni, ma perché? Perché vedo che Wojciech, anno dopo anno, oramai è 4-5 anni che lo incontro, sta migliorando anche sia dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista dei regolamenti, sta crescendo. Chiaramente siamo passati da un livello artigianale a un livello un pochino più professionale. E sì, infatti Paolo, delle volte io sbaglio inglese italiano, italiano inglese, perché poi alla fine faccio confusione, lo ammetto. E dicevo, una cosa che a cui non mi ha risposto Wojciech, ma probabilmente perché non mi ha sentito, era di questa printer che lui usa. Adesso lo spingerò a scrivere un post, o forse lo vuole mantenere un segreto, non so, mi ha detto un segreto solo per me, non lo so perché ha glissato, ma di questa sorta di macchina che usa per produrre questi counter, che infatti li trovate solo nei suoi giochi. Dicevo che era un artigiano, adesso si sta un pochino più professionalizzando, ma lo vedete dalle scatole, da come sta producendo le carte, da come sta producendo la mappa. Quindi teniamolo d'occhio e soprattutto sosteniamole, perché poi fra l'altro il rapporto, già ve l'ho detto e lo vado a ribadire, qualità-prezzo che trovate nei suoi giochi è difficile da trovare. Non sono perfetti, ogni tanto magari ci sono dei dubbi su qualche diciamo piccola regola, ma vi posso assicurare che la passione e l'amore che ci mette questo designer, che produce non certo per guadagnare, attenzione, Wojciech non vive di vendita di wargames, quindi ricordatevi questo, e la sua passione è smisurata, lo vedete da quanto sia entusiasta di partecipare a tutte le convention. Quindi seguiamolo, e probabilmente non sapevo nulla tanto dei polacchi, ho conosciuto veramente delle splendide persone, quindi complimenti, e avrete modo di incontrarlo a Piana delle Orme fra 2 mesi o poco più. Ragazzi, vi ringrazio, era tanto che facevamo l'intervista, la faremo probabilmente anche con, spero, l'ho fatta come video con Roger McGowan l'anno scorso, spero di farla, di riproporla quest'anno via podcast con il nostro grande Roger McGowan, e McLaughlin di Roman Empire, spero di averlo presto, ma non è sempre facile, vi ripeto, per la differenza di fuso, e poi delle volte è difficile trovare la sincronia fra orari
orario, loro necessità, quindi non li voglio disturbare più di tanto. Spero, ecco, veramente in agosto, appena ritorno, di avere il posta con Roger e con Jack Green, che lo rimandiamo continuamente, ma vi ricordo, lo faremo anche con Jack Green. E Paolo mi sta parlando dei suoi liquori, roba casalinga. Ragazzi, è tutto veramente, è tutto, diciamo, regolare, non c'è niente outlaw, non c'è niente fuori legge. La grafica e l'etichetta, va bene, vedremo. Roba casalinga con delle piante che crescono in terrazzo. Piante autorizzate, vero Paolo? E con questa domanda, ragazzi, un grande abbraccio. Ci vediamo domani con la tavola esagonale. Protagonisti Riccardo Masini, Marco Mengoni. Non so, Massimiliano, se troverà il tempo, ma ho chiesto anche a Paolo. Quindi vediamo, domani ci sarà una sorta di argomento leggero, wargame. Noi, beh, non abbiamo tanta fantasia. Wargame sotto l'ombrellone, parleremo di giochi brevi. E però preparerò un'analisi di Battle for Moscow, questo gioco che regalava la SPI, che ripropose anche la GDW, e poi avremo Riccardo e Marco che ci parleremo dei loro giochi preferiti. Io preparerò Battle for Moscow e Battle Line, due splendide creazioni che potete veramente giocare in breve tempo sotto un qualsiasi ombrellone, ma non solo. Ragazzi, è tutto, un grande ciao e ci vediamo, o meglio, ci sentiamo domani. Via con la sigla!